E là, salve a tutti! Salve a tutti! Ciao signor Lottesoldi! Grazie Rob per il raid! Benvenuta! Benvenuto Toxemico! Salve a tutti! Benent live! No, 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 ci sono, ci sono! Però c'è un problema, in verità. Cioè, io ci sono! Però mi sono dimenticato di scaricare Sonic Generations. Ero convinto di averlo scaricato. Però sono andato ad aprire Steam e in realtà non l'ho ancora scaricato. Quindi, sì, lo sto scaricando adesso. Mancano però 15 minuti. Quindi, per 15 minuti parliamo. Quindi, perché purtroppo mi sono dimenticato di scaricarlo prima. Cioè, in realtà non è che me ne sono dimenticato. Io ero convinto di averlo già scaricato. Ma proprio convintissimo. Dai, just chatting di un quarto d'ora. Sì, infatti faremo un just chatting di un quarto d'ora. Proprio perché. Ciao Chiappino, benvenuto. Dai, 15 minuti parliamo mentre ascolti musichette scelte dalla chat. Certo, musichette copyright free però. Allora, mentre scegliete, io inizio a mettere qualcosa. Poi vediamo. Mentre scegliete. Mentre scegliete, io inizio a mettere una. Che è copyright free, suppongo, spero. Io ho appena giocato a Doom per la prima volta. Com'è andata? Com'è andata? Io pure ce l'ho Doom nella lì. Cioè, l'ho comprato di questi saldi di Steam. Lo proverò tra un po'. Quindi Rooftop Run dei Sonic Unleashed. Ok, dopo la mettiamo dopo questa. Ditemi se è troppo alta che l'abbasso in caso, eh. Ma quanto è bello quel gioco. Oh, ti sta piacendo di Doom? Ah, sono felice, sono felice. È un gioco molto dinamico. Penso che piacerà anche a me, però non l'ho ancora provato, quindi non so. Lo so che sono petulante, ma Lisa the Painful is my dad. È una canzone? Certo, la possiamo mettere. Dobbiamo invece parlare di quanto è fresco quest'uomo. Quale uomo? Già non mi capita spesso di urlare e dire cose più stupide del mio normale in un gioco. But can we make it fresher? Oh no! Oh no! Appena tornati dal lavoro, Bear. Sì. Oggi ho fatto un po' più tardi. Se non sbaglio, le musiche di Lisa sono senza problemi. Sì, di solito quando vengono da videogiochi sono sempre senza problemi. Quindi non dovremmo avere problemi. Dai, altri 13 minuti. Oh no, sta salendo invece di scendere. Oh no! Adesso sono 13 minuti e 20 secondi invece di scendere! E vabbè! Mi sa che faremo un bel po' più di, 20, di un quarto d'ora di just chatting. Vabbè, non fa niente perché ci divertiamo lo stesso. Però, vabbè. Infatti si nota dalla divisa troppo elegante per essere in live a giocare a giochi! No, ma guarda, in realtà io quando torno da lavoro, di solito non mi svesto mai, sono sempre appunto come torno da lavoro. Però in queste ultime live mi sto svestendo perché fa davvero troppo caldo con la camicia e non ce la faccio, quindi prima di iniziare mi svesto. Però oggi ha piovuto, e quindi si sta anche bene. L'ho lasciata. Quindi, ehi, ho appena finito una partita con i friends.
appena finiscono la partita con i fans arrivo. Certo, Dark, benvenuto in live e a tra poco. Ah vabbè, sarò io che appena una volta in casa faccio i miei vestiti. Bigon tut. Dipende, a me dipende. Se sono cose abbastanza comode le tengo, se sono vestiti classici, roba del genere, sì, anch'io. Però appunto ormai mi sto abituando, cioè io le camicie prima non le mettevo mai, ormai mi sto abituando. E quindi certo, quando non sono troppo calde le tengo. Quando sono a proposito di camicie, mi sono dimenticato la cosa in macchina. Vabbè, dopo la prendo. Qualcuno vuole un panino? Certo, sempre i panini bene in vista. Allora, adesso com'era quella là di Sonic che dobbiamo mettere? Perché questa è quasi finita. Dove sta? Ah, Rooftop Run. Ok. Allora, Rooftop Run dei Sonic Edition. Ok, e poi dopo mettiamo quella di Lisa. Oh, tanto penso che ce la facciamo a sentirle entrambe. Alice Family. Oh, carina questa. Io sono strano, d'estate sono vestitissimo di solito, mentre in inverno sono come Adamo ed Eva. Al contrario dunque. Beh, stai portando più Persona 5 in live? Non ancora, perché non abbiamo ancora raggiunto la capture card. Non l'ho mai portato ancora, era sempre stato un pensiero, proprio perché non avendo la capture card. Quindi appena prendiamo la capture card, poi penso che lo facciamo. Un bel panino col sale. Col salame non lo so, perché io non, cioè, più col tacchino, perché non, cioè il salame no, è buono, però dipende dal salame. Perché ultimamente mi sto, non lo so perché, ma con la carne non mi sta piacendo tanto, non so perché. Pure prosciutto e cose del genere, sto avendo difficoltà a mangiarle, nel senso, prima ne avevo tanta voglia e quindi dicevo, oh no, il prosciutto, sì, dammelo. Invece ultimamente il prosciutto tipo, no, non mi va. Quindi, invece il tacchino è sempre, il tacchino is in the heart, insieme al pollo. Io offro della porchetta, la porchetta stessa cosa. Beh, allora un panino caprese, com'è il panino caprese? Perdoni l'ignoranza. Oh no, ora devi dire che sei vegano e devo iniziare a dirti battute perché la gente non sa stare ferma. Mangiare il tacchino non è proprio essere vegani. Ciao Surtu! Benvenuto in live! Un po' di just chatting prima di Sonic perché mi sono dimenticato di scaricarlo. Altri 8 minuti e 25 secondi. 23 secondi. 19 secondi. 14 secondi. 11 secondi. 9 secondi. 10 secondi. What? 5 secondi. Invece di scendere saliamo. Che bella camicia bella. Grazie. Grazie. Mozzarella, pomodoro e se vuoi maionese. Ah, beh. Sì, mozzarella e pomodoro va benissimo. Steve is the best. Sì, ti diverte proprio. Ti diverte proprio, ti aiuta proprio. Fa proprio i sorrisoni. Però dai, sta scaricando a quanta velocità sta andando? A 7 megabyte al secondo. Quello è 7,8 giga. Abbiamo scaricato 5 giga, dobbiamo scaricarne altri 2,8. Ah, poi oggi ho comprato un gioco in tedesco per sbaglio. Scusa, su Steam? Ma su Steam? O tu dici la copertina magari, perché quello si... puoi settare la lingua. Ah, una key. E non ti fa settare la lingua, scusa. Infatti, eh?
10 minuti, 9 minuti, 8 minuti, 10 minuti, 30 minuti, un'ora. 6 ore, un giorno, 7 giorni, un anno. Quando lo copri, se regioni tra qui l'Italia, quando lo hai comprato, Haynes! Si chiama tipo l'ultimo Chicken Horse. Cosa? Ah, un gioco, ma lo tengo da parte. Ah, ok. Eh sì, un po' alla volta. Seppure io ci sono un sacco di cose che vorrei comprare. Però per il momento mi sto trattenendo un po', perché ho comprato un sacco di cose. Sono finalmente riuscito a comprare Battle Tendency. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Ho comprato i 4 volumi di Battle Tendency. Ora un po' alla volta lo leggerò. Ce l'ho fatta, però... Un po' alla volta. Beh, non ridere che ho visto varie volte la scritta More Than a Year su Steam. Veramente? Ma che stai dicendo? Davvero esiste More Than a Year? Domanda, per te Bear, questa è una canzone triste? No, secondo me dipende dal contesto. Anzi, io la vedo più allegra che triste. Sì, infatti, non la sento come canzone triste. E poi ditemi, voi le state ascoltando bene le canzoni? No, non sono troppo basse. Sì, davvero. Non la sapevo sta cosa, mo la cerco. Veramente, eccolo! Ready to launch more than a one year. Non la sapevo sta cosa! Guarda Discord, allora lo sto cercando. Ah, uff! Aspetta, c'è su Discord. Ah, eccolo. Che cosa strana. Mamma mia. Ok, dopo questa di Lisa che canzone metto? Perché mi sa che avremo altri minuti. Perché siamo a 4 minuti e 10. Vabbè, io ce l'ho una canzone da mettere, eh. Una bellissima canzone da mettere. Forse so cosa succede qua, quando la si sente e me la immagino triste. Può essere. Però non la vedo triste. Anzi, quest'ultima parte mi ricordo una marcia nuziale. Allora, All-American Badass Lisa o City Escape Sonic Adventure. Ok, quindi proviamo prima al... Aspetta. Però non so se ce la facciamo a sentire anche l'altra. Vediamo un attimo. Forse sì però, perché Alba Das è solo 2 minuti. Plim. Wow, appena sentita ero sicurissimo fosse tipo la canzone di Linkin Park. Io vado a portare il cane a spasso, sto FK sulla live e poi torno. Ah, tra poco sul tour, buona passeggiata. C'è un nuovo meme. Ok, adesso lo vediamo insieme allora. Aspetta. Ok, sì, va bene desktop. Ok. Ovviamente lo stringer funziona una volta ogni morte di papa. Corporate needs you to see the difference between the future. (Ride)
mi lusinga così, eh. Aspetta, lo faccio un po' più grande perché forse non si legge in live. Forse non si legge proprio bene in live. Lo faccio un poco più grande. Eccolo qua. Che poi in realtà lo trovate su Discord, eh. Se non... basta andare su Discord e lo trovate lì. Eccolo qua. Basta andare qua e lo trovate. Oh, bentornato Dark, benvenuta Esther. Buonasera. Oh, si è visto un po' di spoiler del mio sfondo. Beh, cos'è se non... Oh, come mai adesso non si vede più? Aspetta, facciamo... Oh. Manca 1 minuto e 10 secondi! Aspetta, non è che su YouTube esce roba che non devo vedere. No, ok. No, non si sa mai, su YouTube esce altra roba, tipo peni ovunque. Per motivi, eh. Per motivi. Un po' di Makoto non fa mai male, no, assolutamente mai. Ok, mancano 47 secondi, 45 secondi e possiamo finalmente giocare. Quindi si torna in webcam. Niente, no, ha deciso che lo stringer... Io lo tolgo lo stringer, cioè tanto vale, funziona una volta ogni 10. Cioè, è inutile. È inutile mettere gli stringer. Non funzionano mai. È inutile, è proprio inutile. Cioè, non serve a niente. Oh, 13 secondi! We are almost there! Allora, apriamo questo in modalità studio. Andiamo in gioco. E prepariamoci ad aggiungere un nuovo gioco. Oh, ship, it's ready! Gioca! Steam Service. Oh no, installazione di Microsoft Visual CC++ 2005. Installazione di Microsoft DirectX for Windows. Passo 2 di 3. Oh no! Vabbè, penso non ci mettiamo niente. L'SSD. Facciamo tutto. Spero. Oh, eia. Ah, ho detto che facciamo subito. Leggiamo lo commento. La barda, fidati che questa mena di mena ne fa. Ah, ok, sì, in quel caso sì. Se ti mena, sì. Che cos'è questo proprio? Com'è non assegnato? No, cioè, questo lo devo far vedere, però. Ma perché i giochi di Sonic sembrano indie? C'è la cosa per scegliere il controller prima di iniziare. Ma perché i giochi di Sonic sono indie? Vabbè, mettiamo l'anti-aliasing. Come qualità delle ombre bassa? Ma... Come difetto? Che significa difetto? Che significa difetto? Ma perché? Questo prodotto è supportato da... Boh. Ma perché? Quando gioco a Sonic in realtà sto giocando a un indie. Ma io non ho capito. Allora, Sonic Gen... Io non l'ho capita sta cosa io, eh. La Sega non li sa fare i giochi per computer. Ed ora? Cioè io c'ho il monitor principale qua. È andato sul monitor che c'ho per la chat. Perché Sonic? Perché? Facciamo start. Sonic, però io non ho capito! Cos'è questo astio contro gli orsi? Con i sottotitoli, sì. Ok. Ma io voglio opzioni, perché non mi fa modificare lo schermo, mo?
Sonic mi vuole male. Ma proprio mi odia. Dice, sei un coglione. Punto. Non c'è 1080. Allora, aspetta. Ora, dato che non so niente di... Ok. Per quale motivo lo fanno anche altri giochi? No, ma di solito lo fanno i giochi... Cioè, o i giochi vecchissimi o gli indie. Si è spostato un'altra volta sull'altro schermo. Ma perché? Sonic! Porca troia! Cioè... Perché non posso impostare lo schermo io qua? La Sega i giochi per PC non li sa fare. A sto punto ho paura di giocare Persona 4 Golden. Vabbè, però là c'è Atlus. Quindi forse qualcosina la sapranno anche fare. Cazzarola. E niente, questo ce lo giochiamo su quest'altro schermo, a quanto pare. Che mo' abbiamo già perso troppo tempo. Metto a vedere come mai sto coso non funziona. E quindi vai. Allora. Ciao Walter Wait, benvenuto. Benvenuto. Beh, Generation del 2011. Ah, è vecchissimo allora. Ma come fa Sonic a riuscire? Ma non lo so! Non lo so! Wait, ma il gol delle sub si è alzato? Sì, il gol delle sub si è alzato perché l'avevamo deciso l'altra volta insieme nella live di Sekiro. Perché per il Trent, allora avevamo deciso di annullare quello di 30 e arrivare, diciamo, a 25, qua era il microfono. Quindi per questo ho comprato il microfono nuovo. Eccolo qua. E quindi ho deciso di spostare la capture card a 35, che è un po' più alto. E non lasciarla a 30 come prima. E fu così che un'altra oretta di just chatting, just screaming, infatti. Oh, Sonic giustamente si riposa. Beato lui. Almeno se lui ci riesce, vai. C'è un tutorial! Grazie, ma ciao! C'è un tutorial! È il primo gioco di Sonic che gioco con un tutorial! Oh mio Dio! Ora che non ne ho bisogno poi, però vabbè. Cioè, pochi, cioè, non è detto che non ne abbia bisogno. Andiamo a vedere se non ne ho bisogno. Però è carinissimo comunque, ma porca Giuda. Look at me! So fast! Mannaggia. Ti sento molto gasato. Ma perché come al solito non funziona mai niente quando gioco a Sonic. Ciao Pigre! Benvenuto in live! Non ti avevo visto, ciao! Magari col controller meglio. Sto giocando col controller. Dopo una giornata passata a risolvere problemi tecnici informatici, torno a casa a risolvere problemi tecnici informatici, infatti. Non si smette mai. Problemi tecnici informatici dovuti a Sonic che ce l'ha con me. Quello c'è. Sonic ce l'ha con me perché io ho sempre. Ho giocato un sacco di giochi di Mario e pochi giochi di Sonic. Quindi dice, ah, stronzo bastardo, vi faccio vedere io. Faccio vedere. E mi fa. E non mi fa funzionare mai niente quando ci voglio provare. Carino queste cose di camera, dai, carino. Oh no! Grazie per avermelo detto dopo aver superato 10.000 ostacoli che mi avrebbero già potuto uccidere. Ok, grazie. Ok, questo ci sta. Però è un po' diversa. Pensavo fosse sempre uguale ai Green Hills.
I nemici sono sempre quelli, che carini. Yeah, boy! Chissà se anche qua ci sono gli rings come in Sonic Mania. Secondo me no. Che essendo un... non ci sono gli smeraldi del caos. O sì. Non si smette mai di impalare. Nani? Il gioco è pieno di riferimenti a giochi vecchi dal 2011. Infatti è fatto per i 20 anni di Sonic. Ah, ok. Ok. Ah, no, sì, me l'avevi già detta sta cosa, se non erro. Ehi! Ho le delle scarpe adesso! Ah, ok, ho finito. Nice! Comunque è carinissimo, dai. Molto carino. Oh, ho quasi preso... Ho quasi preso A! Questo perché non sono mai morto. Cioè, no, in realtà sì. Oh, una cutscene! Che si vede in una risoluzione bassissima, però va bene. Nonostante sia sullo schermo piccolo. Oh, no! Vabbè, però il gioco è vecchio, quindi ci sta. Purtroppo giocando i giochi vecchi succede. Su PC. Perciò io i giochi vecchi preferisco giocarli su console. What? Sta arrivando! Tutti pronti? Ehi, amici, che succede? C'è una festa per caso? Oh, figo! Sorpresa! Sorpresa! Oh, amici! Troppo bella la voce di Sonic. Non mi ricordo come si chiama il doppiatore, ma è fantastica. Ci sei riuscito questa volta. Non l'avrei immaginato. Già, grazie. Che non fa solo Sonic, fa un casino di roba. Spero ti piaccia. Giustamente, un hot dog come regalo. Chili hot dog. What? Ma è chili hot dog! Che cos'è? Bellissimo come Sonic se ne freghi altamente del demone e sia più preoccupato per il suo dog. Avrei fatto lo stesso. Ma poi quella non è cattiva, scusa, quella con le ali. Perché invitano i cattivi al compleanno? Tanto vale, invitavano anche Eggman. No, Tails! You piece of ship. I'm gonna break you. My Tails. Gli altri chi se ne frega, solo Tails. Oh, pensavo fosse Tails. Ah, molto carino. Uguale a Nistal. Avevo Spencer Shay. Chi è Spencer Shay? Oddio. Ah, l'ho detto un dio. Su cosa? Se tanto Mario invita Bowser al kart, possiamo invitare Eggman. Esatto, perciò dicevo. Vai alla fase. Gioca fase. It's Sonic 3D now! Oh, ship! I never played a Sonic 3D... Ah, devo premere avanti! Pensavo andasse in automatico. Cioè, li ho giochicchiati, ma mai giocati in modo serio. Che figata! Ma perché queste cose me le dici sempre dopo, però? Non ho capito. Oh! Ah!
Now it's 2D again! I don't understand! Ma no, meno male che l'ha premuto in automatico, perché altrimenti non l'avrei premuto io. Look at me! So fast! I don't understand anything that is happening, but I'm gonna... But I'm enjoying it! Oh! Non so che è successo, però va bene, vai! Che poi era bianca, perché adesso è colorata? Ok, grazie. Porca tro! Ma devo rifare tutto? Ah, porca miseria. Vabbè, ci abbiamo provato. Ok, let's go back. Ah, ok, se premi B prima mantieni lo speed. Ok, perfetto. Certo! Ma non premo a caso però, mo. Che se ne posso anche cadere e morire, a quanto pare. Non pensavo di poter cadere e morire. Oh no, c'è uno squalo! Che vuole fregarmi! Corri, Sonic, corri! Oh no! Devo succedere troppe cose insieme, però! Se sto capendo. No, cacchio! Ya! Yeah! Haha! I'm so good! I'm playing Sonic! Ah, ok, adesso ci vedo finalmente. Posso far fuori i figli di buona donna e fare turbo! Bitches! Turbo bitches! Oh no! Let's go! Fighissima che quando sono in turbo la canzone si sente male, perché giustamente sto correndo troppo veloce per sentirla. È una figata. Vedi, c'è l'attenzione a questi dettagli. Oh, che era? C'è l'attenzione a questi dettagli. E poi non ci mi fa scegliere lo schermo. I'm so good. Ah, però. Time to do on Sonic Heroes. Voglio provare Sonic Heroes. No, aspetta, Sonic Heroes era quello a 3, giusto? Bellissimo quello. Manca solo Kratos che lo uccide nel finale. Perché? Povero Sonic. Siccome hai perso una vita, niente bonus perfetto. Oh, al prossimo grado bonus perfetto. No, oh, potevo fare il perfetto. Ehi, Tails, you back. Grazie, Sonic. Mi prego. Fluttuavo senza corpo in un limbo nero. Avrò i dubbi per settimane. È fatto poco. Poco a dire, tranquillizzarlo. Sbaglio o il posto in cui eravamo prima ha un'aria proprio familiare? Non per me. Ma questo posto sembra proprio privo di vita e anche di colore. Davvero strano. Direi. Non così strano come quando abbiamo soccorso Jenny in libri di magia o salvato alieni in un Luna Park. Mi preoccupa di più trovare i nostri amici. Hanno davvero fatto ste robe. Ehi, hey, Sonic, ho visto qualcosa laggiù. Sembrano edifici, ma hanno un aspetto strano. Ecco, ho trovato un bel posto da controllare. Torno subito. Sì, davvero è successo. Interessante. Wow, non scherzavi quando hai detto subito. Pensavo te ne fossi già andato. Cacchio, si vede che non è lui, no? Meno male che sei il miglior amico. Sì, che figata. Non hai letto il mio personaggio prima allora? No. Me lo sono perso. Ora puoi scambiare due Sonic. Per farlo premi triangolo e usare entrambi per esplorare il mondo. Ehi. Salve. Aha.
Ci sono anche ring stella rossa nei livelli che più collezioni più trovi bonus, che sono cose opzionali. Che poi usando Sonic Classic c'è qualche differenza. Ah, ok, me l'ha appena spiegato. Ah, vedi? Atto 1 e atto 2. Ok. Ok. Andiamo a vedere a sinistra. Dicevi a sinistra prima. Troppo belle le soundtrack di Sonic, però, eh. Posso dire tutto quello che voglio, che non sono capace a giocare tutto. Oh, ring rosso! Nice. Però Sonic ci sa fare sulle... nell'Hub World, sì, ok. Ci sa fare proprio con le soundtrack. Ma porca miseria. Ah, ma vaffanbogno. No, sti cubi qua no, Mi piacciono sti cubi. Mi hanno fatto morire un sacco di volte. Oh, perché non ci arrivo? Ok. Ah, ok. Ho capito perché non ci arrivavo. Vabbè, posso usare le frecce. Invece di usare... Oh, bello. Invece di usare l'analogico, che è più comodo. No, l'acqua no. L'acqua no. Me ne vado. Liquido blu che ti fa rimbalzare. Oh, wait. Wrong game. Ehi, that's a vita. Yeah, boy. I loved vitas. Ah, ma porca miseria, pensavo di fare in tempo. Ma che cazzo? Ma perché? Ma perché fa sta cosa? Ma perché? Ma perché? Ma non ho capito! Tieni premuto. Ah, lo devo tenere premuto! Ah, ecco. Non è come negli altri giochi che dovevi premerlo più volte. Oh no! Là c'è un coso rosso, però devo... Aspetta, un attimo, respirare. Ah! Sono abituato agli altri giochi. No, non funziona. Oppure così? Ah, ok. Ok, capito. Scusa. Vabbè, ma in realtà no, perché comunque devo tenere premuto il tasto quadrato. Oh. Arrivo sempre ad A. Bravissimo. Proprio bravo. Ho preso anche due cosi. Ah, vedi? Se prendo più cosi rossi, lo coloro di più. Ho capito. Ah, sinistra! Cacchio. Non c'è più il togli una lettera, voglio vedere un bear che diventa proprio un zente. No, l'ho tolto.
A parte che dovevo aggiungere anche quello che ha suggerito Bombite, mi sono dimenticato proprio. Let's talk more gaming. Anche se effettivamente dovrei metterlo prima ai voti. Siete d'accordo ad inserirlo? Penso di sì. Ma è completamente diversa la fase però. Non c'è neanche la lode al sole, è vero. È vero. Puoi inserire un sacco di robe. Madonna di qua. Ah, vedi, dovevo andare di qua. Ma perché non funziona? Ma porca miseria. No, vabbè. Ma quanto tempo ci mette per sparare un coso? Ma ci mette troppo tempo. Ma perché non funziona la doppia X per abbattere i nemici però? Non vale. Orso pelandrone. Porca miseria. Non è pelandrone, che c'ho troppe cose da fare. Ah! E me ne dimentico. Ah, vedi, là potevo andare anche sopra, però non ci sono andato. Oh, non ci sono arrivato. Ah, tu adesso hai messo la classica del terzo livello. Ah, ma non aveva detto che dovevo completare entrambe le fasi per andare al prossimo livello, scusa. Ma il gioco è un bugiardo. Devo completarle entrambe per passare alla prossima fase, mi era stato detto. Ma porca tro... Sono capace. Questo prendo C. Beh! Oh, ci sono arrivato qua sopra! Ah! Ma porca miseria. Non mi ha dato niente. Ah, devo andare di là. Ah, pensavo fosse una cosa speciale. No, invece è roba del livello, ok. Comunque, sta parte non c'è negli altri Sonic che ho giocato io, eh. Roba nuova. Ma vaffanculo, ce l'ho proprio. Ma porca miseria. Oh, ma quello è Dottor Eggman. It's a Dr. Eggman's face. Ma come che ci sono caduto sopra? Perché mi ha preso danno? Ma dai. Ora regolo meglio e carino in 3D. Sì, infatti. Penso che si intenda andare al boss negli effetti che ha. Questo è il livello Sky Sanctuary di Sonic 3. Quelli di prima erano Green Hill di Sonic 1 e Chemical Plant di Sonic 2. Ah, ok. Ah, nel triangolo c'è Sonic che cade. Solo adesso che lo vedo da vicino l'ho capito. Ma posso andare anche là? Sad no. Oh no.
E dai, però. Stavo di riuscirci a passare sotto. Vabbè, tipo, questo è stato un errore mio. Ok? Però prima no. Ok, prima io ci sono caduto in testa, lo doveva fare male. E non capisco perché non l'abbia fatto. E no, eh? Ciao, Cioccio! Dimmelo dopo che sono morto, tipo! Ah, vedi, questo lo devi rifare 3 volte il livello, però, per prenderle tutte. Il Death Egg. La morte Eggman. Eggman nera. Eh sì, infatti, immagino. Ok. È un bugiardo comunque Sonic, eh? Ah, questa è la sala collezioni. Ok. Questo cos'è? Ah. Ok, domande e risposte. Questo cos'è? Ah, vedo, vedi, figo. Piede saldo, tieni a terra in piedi dopo aver subito danni. Ah, vedi. Ma queste si riusano oppure le una volta solo? Ma infatti vero atleta mi sa che lo prenderò, perché non riduce la velocità. Però una volta equipaggiata le tengo sempre, giusto? Non le devo riequipaggiare ogni volta. Cioè, nel senso, non è una cosa che si compra. Ah, super freno è buono. Allora. Mi piace questa. E questa pure è carina. Ah, però non ho abbastanza punti. Ah, ma non l'ho salvata prima, scusa. Conferma. Ah, vedi, non l'ho salvata prima. Ok. Devi confermare con start. Eh sì, non l'avevo confermato prima. Dove sto andando qua? Ma porca miseria. Ma porco il mother... Ehi! Basta! Perché qua non posso andare? Yeah! Ah, ogni fase c'ha 5 cose di rosse. Pensavo che erano divise tra le due. Yeah! Oh, cacchio. Let's kill them all! These little bitches! Yeah! Ah, devo girare io!
Look at me, I'm so Sonic, I go super fast, you super fast. I'm Sonic, Sonic, Sonic best, veramente best. They said to me, oh, oh porca, vabbè, lo sapevo io. Oh, no, c'era il ring, vabbè. Ma porca miseria. Vabbè. Puoi muovere le scale. Avvicinati e spingile per spostarle. Puoi anche distruggerle se le spingi con un colpo. Oh, oh, interessante, mio amico pennuto. Molto interessante. Ah, ecco come si faceva. Ma porca i ragni! Porca di quei ragni! Pure su Sonic a rompere le palle! Non mi vedo più. Ok. Ah, ok. Ok, ok. Porca miseria, porca miseria. Ok. Mi scusi, vorrei non morire se è possibile. La ringrazio, molto gentile. Prego, prego. Ah, porca miseria. Oh no, c'era un ring. Mamma, porca miseria. Oh no. Ah, devo saltare. No, l'acqua no. Dimmelo sempre dopo tu, eh. Cioè, io sono venuto con Classic Sonic qui. Cioè, perché queste cose mi vengono dette dopo? Cioè, io sto in turbo e mi faccio fare male da un tizio. Cioè, ma stiamo scherzando? Vado faster than the speed of sound. Who would win? A blue hedgehog that goes faster than the speed of sound? A spinny boy. Io non lo so. Ma porca... E niente. Oh no. Wait. Oh, questi me li ammazzano col turbo. Quell'altro no, quello era più simpatico. E quello no, poverino. Porca miseria, di nuovo. Allora. No. Ma poi l'orologio dove? Io non lo vedo. Va bene che c'ho il coso della luce qua che non vedo niente. Ma stiamo scherzando! Ci ho fatto il turbo, non mi ha acchiappato il coso perché ero in turbo. Ma è scemo! Come driffare? Come si fa a driffare? Aspetta, io voglio salire là sopra. Come faccio? Ah, ok. Comunque, per ora Shadow the Hedgehog là, un cazzo di che? Come si dice? Shadow best Sonic game, eh? Ah, ok. Guarda. Ho fatto B. Vabbè. Sonic! Tails! Questo stabilimento chimico ha un'aria familiare. Come si fa a dimenticare un odore del genere? E quella cosa, non so perché, mi rende nervoso. Ok, questa è una citazione. Io ho continui déjà vu in questo posto. Gonna eat. Gonna see you later. A dopo, buon appetito!
Il gioco inizia a Shadow con una mitragliatrice. Perciò c'è molto molto meglio. O no, Amy? Why Amy? Non poteva essere Knuckles. Ho avuto paura che non potessimo più stare insieme. Ma è la stessa doppiatore di Tails. Cioè, la stessa doppiatrice, che penso sia una donna, poi non lo so. Deve essere Knuckles, no, eh? My boy Knuckles. Ah, eccolo, my boy Knuckles! Eccolo! I see him. Ah, davvero? Che figata sta cosa! Vabbè, è più figo batterle con Sonic, questo qua. Dimmelo sempre dopo, eh! Questo tizio non vuole farmi sapere le cose. È contrario nella conoscenza. Yeah, freestyle beat! No, dai! Non ho preso il ring. Freestyle! Ma perché non fa? Vabbè, niente. Vabbè, sono io che non sono capace, lo so, lasciamo stare. Knuckles è di Sonic 3 e Knuckles, giusto? Ma Amy è di Sonic in... Boh, Amy non è di Sonic 2. Amy l'hanno aggiunta parecchio tempo dopo, no? Ah, vedi che figata il drift. Grazie per avermelo detto dopo, Sonic. Anzi, per non avermelo ancora detto, in verità. Ma ha sparato un mid salto! Ma che figlio di Troia! E non c'è rings! Ah no, ne ho 5 posto. Yeah boy, let's go dancing. Li ammazzo tutti quanti. Una vita. So perché c'è il classic Sonic però. No, sono caduto, ma porca miseria. Sonic Adventure 2. Quindi un sacco di tempo dopo. Ma di nuovo. Sto perdendo tutte le cacchio di vite. Roglur. No, allora, Amy è di Sonic CD, Rogue di Sonic Adventure 2. Ah, ok. E City quando è uscito? Dopo Sonic 3, giusto? Bene! Non direi, siamo quasi morti. Però va bene. Mi piace il tuo essere ottimista. Bene, non proprio, ripeto, però... Va bene. Cioè, ma perché tende sempre ad andare a morire questo? Non ho capito. Ma perché ti piace la morte? No, 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 no. Dimmelo dopo sempre queste cose, eh. No, in realtà me l'avevano già detto. Però non sapevo di poterlo usare anche qua. E vaffanculo. Ah, ok. 100% sicuro di essere morto là, però per fortuna. Siamo tutti d'accordo che io sono bravissimo a giocare a Sonic, vero? Sì.
Sonic CD doveva essere Sonic 2, ma boh, non lo so. È uscito dopo Sonic 2 e prima di Sonic 3. Ah, quindi Amy è uscita prima di Knuckles. Ma perché non salta? Ma perché? Ma perché fai con questo mestiere? Aia. Vabbè, niente. Possiamo non morire per delle spine, sì? Ma cosa fa? Ok. Ok, mi ero dato per morto di nuovo. Ok. Allora, vediamo se il nostro eroe ce la farà. Tra ora, 2 anni, 6 anni. Ah, non c'ho più il turbo. Allora. No, porca miseria, perché fai questa cosa, Sonic? Ma è come Celesti, non devo saltare con le nuvole. Mamma mia, super polished. Già da quando puoi scegliere il fatto di quale monitor scegliere. Vediamo come faccio a salire là sopra. No, non mi devo spiegare. Tasto dietro. Qual è il tasto dietro? Ma come faccio? I'm stuck. Lagga pure. Il fatto che laghi su una 2070 è incredibile. Però vabbè. Vabbè, io mi suicido, cioè, mi sono rotto le balle. Allora rifaccio sto cacchio di livello. Vaffanculo. Cioè, boh. Tasto dietro e sinistra. Che senso tasto dietro e sinistra? Cerca un tasto a sinistra che equivale al dietro. Puoi fare delle acrobazie cristalli saltando dai trampolini acrobatici. Ma ti spiegati! Aia. Ah, mo mi ricordo che qua c'è il coso a destra. Ma porca... Ma perché non ce la fa? Puoi fare delle acrobazie freestyle saltando dai trampolini acrobatici. Usa la levetta sinistra per eseguirlo. Perché è andato di qua? Puoi fare delle acrobazie freestyle anche con un ring arcobaleno. Haha, I got the ring! So good! Mamma mia! Now I'm Mario for some reason. Oh, I can go higher. Haha. Porca miseria, I did not get the vita. Ma porca tro... I mean... Oh no. Questo fatto che mi fa vedere che sto perdendo più tempo rispetto a prima, mi cazzo, eh. Why do you kill me? No, no, no. Do not do that. I am Sonic Mario. Oh, oh, oh. Vai, let's go. Can you run straight? You go everywhere, I don't know. Why you do that, Sonic? No, no. No, do not. Porca di miseria. You go everywhere. One direction. Not 7100,000 buying. Oh. Ah, capito. Via a caso. Qui c'è disciplina. Oh.
Oh, let's go! Come 9 secondi in più, mannaggia la miseria! I'm so fast! Ma la prendi una cazzo di vita ogni tanto, per favore? Oh, grazie. Ah, ok, pensavo di essere morto! Infatti. Ah, ok, perfetto. No, no, ho capito. No, l'ho capita sta cosa. Tu dici che proprio su checkpoint sta scritto. Ma dove sono? Ma, allora, sarò io che non ci so giocare, Però porca miseria. Questo non era dovuto al fatto che io non so giocare, però, Che si incastra sopra le cose. Ogni volta. Ammazziamoli tutti, questi figli di buona donna. Vuoi partire, porca... No, solo per specificare il caso non avessi capito. Ah, ok. No, ma c'è anche il simbolo della più prima. Ma va bene che quando gioco a Sonic sembro un deficiente, però... ok, anch'io avrò dei limiti nella mia deficienza mentre gioco a Sonic. Però sì, il dubbio ci poteva nascere, assolutamente. No, sono di nuovo qua. Ah, ecco cosa intendevi. C'era un tasto indietro. Io avevo capito, premi il tasto indietro. Perciò ero rimasto un po' allibito alla cosa. Davvero? Ma lei è sicuro? Non dovrei cadere giù e morire? Ma che cosa? No, comunque il sistema di controllo è un po'... È proprio super polished sta cosa, Io sono qua per aiutare, grazie Rob. Ce n'è bisogno, purtroppo. Guarda, ho fatto un B. B di bear. B di bear. Esatto, poi lo mettono a correre a ca... Ah, ma è crashato il gioco. No, non me ne ero reso conto all'inizio, ma il gioco è crashato. Ok. Vabbè. Cioè, tanto per cambiare, il gioco è crashato, perché si sa che i giochi di Sonic sono fatti bene e non crashano mai. In mia difesa costava un euro. È giusto. È giusto. Speriamo che muovo che me l'ha dato, che non lo devo fare di nuovo. No, lo devo fare di nuovo. Mentre all'improvviso la canzone non funziona più.
Ehi, meno un secondo. I'm so fast now. 50esima volta che lo faccio a sto livello. Vediamo se ci riusciamo. Ah, cacchio. Sono andato troppo presto. Ah, non sono riuscito. Ma non fai così però, Sonic. Qua ci sono le nuvole invisibili. Ma perché vai a da... Ah, vedi, se uso questo quando atterro, faccio il perfetto. Non la voglio nemmeno la vita. No, in realtà mi serviva la vita. Come se muoio, muoio. Porca miseria. Vediamo di non morire. Ok. Sonic, però. Non mi interessa, va bene qua giù. Roba che so. Ok. Meno 23 secondi. I'm so good. No, perché non sono riuscito a salire? Vabbè, niente. Strom! E mo come faccio? Ah, vedi? Vedi, è questo quello che ho sbagliato prima. Mo come faccio? Ah, mo mi ha fatto salire, mo. Prima no. Ok. Please don't let me die now. Please. Adiacci picchia! Nice! SD porca zosa! Mo si paga di nuovo e mi si chiude. Ah no, dai. I'm so good! Ha! Look at me! The Knuckles! Hi Knuckles! Bienvenidos nella nostra sala lives! Grazie per l'aiuto, non che ne avessi bisogno, ma è bello riavere il mio santuario. È tuo. Ma perché non parla? Ah, vuoi vedere che ha preso la cutscene? No, non penso. Del classic ha sostituito il modello allora. Vabbè, boh, non penso perché poi le animazioni si sarebbero un po' buggate. Ma che le sfide si vadano a far fotte. Ah, ok. Perché con Knuckles non parla poi? Perché non avrebbe dovuto parlare con Knuckles?
Ma scusa, ma non le sta usando le cose? Allora, conferma con start. Conferma. Quindi lo sto usando questo gruppo, giusto? Mia sorella mi aveva promesso che il giro col cane sarebbe stato corto. E vabbè, spero che almeno tu ti sia divertito. Ah, ok, perfetto. Knuckles protegge un Master Emerald. Che cos'è un Master Emerald? Ah, vedi? Devo farle le sfide, quindi. Qual è la sfida? Perché è una sfida il fatto che ci siano i trampolini? Non ho capito. Ah, cacchio, non ho visto che c'era da saltellare là. Ah, porca miseria. Ma è diverso o no? Ah, non ho premuto B. Mamma, mi ha rallentato di un bordello però, eh. No, cacchio. Ah, ok, pensavo di essere morto. Vabbè, niente. Non sto riuscendo a fare niente. Ah. No. Va bene così. Una campana bonus da aggiungere al portale del suono per far comprare una nota musicale. Ah, ok. Ok, dov'è il boss ora? Non ho letto cosa devo fare. Ah, devo prendere 3 chiavi, una per livello. Ah, ok, non ho letto. Non ho letto cosa devo fare, ma suppongo debba arrivare al traguardo, quindi. La S devo farlo in 1 minuto e 10. Ma io ho premuto B però. Ma perché non... Cioè, mi aveva preso di mirino o quello dietro? Sei! Vaffa, Ambrogio. Mi sa che non riesco a farlo con la S. È una sensazione molto leggera.
I'm not dead! Mamma! È incredibile! Aspettate, però sono da solo un attimo, scusate. Ok, scusatemi. Spencer Shay è quello di iCarly comunque. Ah, ok, Spencer è il fratello grande, giusto? Giustamente così fuori contesto, non sapevo il nome. Ah, guarda, però era fattibile in 1:20. Nel mezzo del cammino. Ho già fatto il 50% del gioco. E che mi dura? 2 live. Femi Y per... I play with Knuckles! Il pulsante Y per chiamarmi. Lascialo pure a me. Oh, e come faccio a trovare le chiavi, mo? Fai squadra con Knuckles per trovare le medaglie sepolte. Knuckles scaverà e li cercherà per te. Pronti. Ah, si sente il plom plom plom. Ah, vedi? Ok. Ah, pensavo di giocare con Knuckles. Oppure la freccia gigante sulla tua testa. Sì, ora l'ho vista. Dico che all'inizio non l'avevo vista. Guarda Knuckles che scava nel cemento. Bravissimo Knuckles. Vai Knuckles, nel cemento. No, in realtà mo nella terra, non è nel cemento. Ma porca di... No. Aspetta. I am so good. I play this game so good. Ma perché muoio? Lascialo pure a me. Aspetta, ce n'è qualcun altro. E vabbè, niente. Freccia, mi dispiace, hanno detto che no. Come non l'ha trovata? Ah, era solo una delle tre. Ok. Vai, Knuckles. Io intanto sono di nuovo esploso su Enter the Gungeon. Eh vabbè, fa parte del viaggio esplodere su Enter the Gungeon. Il fantastico viaggio di Enter the Gungeon. Troppo bello quel gioco. Ehi, hey, I get the sound. The sound, vabbè, the time. Sei un idiota, qua devi scavare. Vabbè, piace Enter the Gungeon. Sì, abbiamo fatto una live su Enter the Gungeon. Tante va live in verità su Enter the Gungeon.
Ma perché sulle mani poi? Io non lo sto neanche ascoltando poi Knuckles, però quando mi capita di ascoltarlo. Me ne occupo io. Ah, ho preso tutti i punti. Ok, perfetto, non devo andare a quel paese. Vai. Giocano in live. Quando è il momento di rifare le bear? Ma io non ci credo. Fai la boss rush. I got una rainbow round. Sì, ma io l'ho finito Enter the Gungeon. Ho ammazzato pure il tutto. Magari non voglio. No, perché ho detto riprovare? Quando mai? Non è vero. Io stavo scherzando. Ok. Ma dov'è? What is that? What are you? Is this the boss? Is this pinball? Is this pinball? So cool! Let's go pinball, bitches! Da piccolo amavo pinball. Ora un po' di meno. Beh, il fatto che ci fosse il gioco su Windows ha influenzato il mio amore per pinball. Perché c'era solo quello. No, no! Ma vai a quel paese. Allora, devo cercare di prendere le cose là. Allora, c'è un po' di tecnica. Che può non sembrare, ma pinball c'ha la tecnica. Ma porca miseria. Comunque ho fatto un sacco di live da Enter the Gungeon. L'abbiamo finito per bene. Non esistono spoiler per me, ci arriverò tra 30 anni al 10. Ah, ok, perfetto, quindi già sapete. E ora puoi giocare a Exit the Gungeon. Sì, infatti lo prenderemo Exit the Gungeon, lo giocheremo in live. Questo è un DLC. Ah, non lo sapevo. Ok. Windows Space Cadet, esatto. Quel brutto momento dove... Non sapevo si chiamasse Space Cadet. Quel brutto momento dove la palla finisce nel mezzo. Sai che si possa fare niente e nulla. Esatto. No, io più che quello odio quando finisce nei lati. E là non puoi fare davvero nulla. Almeno con quando finisce nel mezzo puoi disperarti. Ma riuscirò mai a mandarla da una parte che effettivamente mi serve? Oh, allora l'ho mandata là. No, non devo andarla a mandare là. Ok, guarda, 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 quasi, quasi. No. No, no, di nuovo qua, ma non mi serve qua. Allora, devo mandarla là. Ma non è facile. Allora, porca, troppo presto. Oh, ma qua me la manda qua. Quindi aspetta, non mi serve qua. E scusa, come faccio a mandarla là? Oh, sono morto. Vabbè. Vabbè, fatto i soldi. Il boss è a destra, ma c'è una roba sopra il chemical plant. Andiamo a vedere. Amy, non nessuno vuole sentirti. What are you? Ok. Oh shit, run! Non rimanere indietro, altrimenti cadrai fuori dal percorso!
Ah, ma è lentissimo. Qual è il cacchio di salto avvitato? Non l'ho colpito per qualche motivo. Bene. Oh, cacchiarola. I'm coming for your ass! Ha ha ha! Your metallic ass. Your metallic buns. Figa la canzone, come solito. Ma che figlio di... No, Sonic, don't do that! No, non c'ho i rings. Oh no. Quali piattaforme? Quali piattaforme? Quali piattaforme? Quali piattaforme? Non le piattaforme. E infatti è vero. No. Ok. Che poi salto avvitato. È normale salto, no? Tu fai salto avvitato, le confondi la gente. Dato che non gli dici niente, dice, aspetta, che è salto avvitato? Forse è una mossa che non conosco. A uno il dubbio viene, no? Che bello che non mi si stuprano le orecchie quando gridi. Tutto merito di Elgato. Come li evito sti cosi, scusa? Ok, ho preso almeno un ring. I'm coming for your pants! A proposito, ho iniziato l'evento di Overwatch estivo. Non ho ancora giocato, mannaggia. Allora, affondato. Mi servono un ring, per favore! Un ring! Ok, no, l'ho battuto, a posto. PAM! Ma sai un calcio da Sonic quanto fa male? I got the A. Quanta connessione hai fatto con Buns? Evento di Overwatch. Nessuna connessione. È un Chaos Emerald. Si dice che una volta che avrai trovati tutti e sette succederà qualcosa di misterioso e potente. Ok. Allora, andiamo avanti. Aha! Ce l'ho le chiavi, scusa. Ah, ok. Non so perché, ma ora ci mi fa pensare al fatto che devo ancora scaricare Valorant. Perché per qualche motivo vengono visti come giochi simili, quando in realtà sono diversissimi. Sono due giochi molto diversi. Però vabbè. Cioè, nessuno ha mai paragonato CSGO e Overwatch. Però è uscito Valorant, allora Valorant è tale e quale Overwatch. Guardati per bene, Sonic. È l'ultima volta che ti osservi prima che io ti chiuda gli occhi per sempre. Quanto è cattivo Eggman. So savage. Un altro Sonic? Cosa? Ehi, un attimo. Go! Sonic moderno. Questo è un modo per dire che la gente piace solo il vecchio Sonic e Sonic moderno che si fotta? Eh? Is that this? Oh no!
Deteg Robot. Allora. Che bello quando non mi sono. Era per un misto che non avevo. Più o meno, cioè non è che Overwatch abbia inventato il tipo di grafica cartunesco, eh. Cioè, però più o meno. È come paragonare due giochi con la grafica a cartone solo perché hanno la grafica a cartone. È come dire due giochi pixel sono uguali. Un attimo, dammi una mano. Dammi un secondo. In questo senso. Ah, ma porca miseria. Voglio provare a sorpassarlo così. Ah, non posso salirgli sul braccio. Perché mai? Sono così belline con le braccia. Ah, cacchio! Ci ho provato! Ma mi ha fatto male! Come faccio? Devia? Come faccio a deviare? Ho fatto tardi, vabbè. Ma mo mi spacca tutto. Ma non penso sia il boss finale. C'era una nebbia, quindi suppongo si continui. Ah, mamma mia, miseria. Mannaggia la miseria. Dai, dammi un secondo, arrivo subito. Le ho detto di darmi un secondo! Lei è troppo frettoloso! Dia un secondo! Oh! Ma il fatto che sia così lento, anche se Sonic è basato sulla velocità. Nice. We killed him. Oh, I didn't get any. Vabbè. Oh, invece sì. Ha! 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 L'ultima volta che ho riso così si è bloccato. Ok. Ah, vedi, lo voleva andare a salvare lo stesso. Quanto è bravo Sonic. Si sono fregati Eggman. Non ci posso credere, due Sonic.
Io penso di avere capito. Sì, anch'io. Uè, aspetta, ci sono due tail. Luoghi e nemici del passato. Stiamo viaggiando nel tempo e spazio. Vedi, le versioni nuove hanno di Tails ha solo le gambe più lunghe. Credo che abbia a che fare con quella grossa cosa che ha appena rapito Eggman. Sarà la stessa cosa che ha rapito i vostri amici. O i nostri amici. Sapete che cosa voglio dire? Vabbè, che significa? Che se sono versioni del futuro comunque sono vostri amici. Una birra. Quella cosa è in fretta. Sonic ha un solo occhio con due pupille. È vero. E gli occhi colorati. Ah, ok. Ah, ho un Chaos Emerald. Ah, chi è la coniglia là? Ah, qua c'è la coniglia. Qua c'è la pipistrella Rogue, giusto? Non ci pensate più dopo il trauma. Ah, questo è lo scorpione. Questo lo conosco per Sonic Heroes. C'è anche il coccodrillo e l'ape. La facciamo a fare un altro livello, sì, dai. Rogue Rule 34 Queen. Ok, probabilmente Rogue è più conosciuta per quello che per Sonic. Yeah boy, let's go. Sì, io avevo visto il cartone di Sonic. Sempre amato il cartone di Sonic. Oh cacchio! Oh cacchio! Ah, ma no, meno male che si fermano. Bella sta soundtrack. Sonic Adventure 1. Oh cacchiarola. No, my rings! My rings! Ok. Mamma mia! Che figata sto livello! Ma è bellissimo! Non mi piace più questo livello. Che merda di livello! Non so, ti fa morire così a casa! A caso, no, a casa. Che cosa... Salve signor poliziotto. Ho mandato una cosa in chat generale. Oddio, sto pensando al cartone di Sonic e parli del cartone di Sonic. Ma anche nel cartone di Sonic ha un occhio con due pupille. Ah, che poi non si è più detto nulla sul nuovo... Sul film della, di Super Mario, fatto dalla Illuminations.
che un po' paura è un po', cioè un po' paura che sia troppo bambinesco, però alla fine è Mario, quindi non è che non cioè non è che Mario sia conosciuto per il suo essere maturo ed avere una trama incredibile, eh. Quindi sta cosa che ho un po' paura perché è fatto dall'Illumination che fa cose per bambini. Non è che Mario sia sta, cioè non penso proprio che scelgano il film per farlo diventare con una trama dark. Si scopre che in realtà Bowser è Mario proveniente dal futuro, dove si è drogato ed è diventato un drago. Allora, e ci insegna che non si bisogna farsi di droghe. No, don't do drugs. Allora, adesso sono curiosissimo, non vedo l'ora di vederlo. Oh, ma porca miseria. Eh no, dai, non farmi morire sempre. Why do you kill me every time? I'm just a poor bear. He's a poor bear looking for his family. Non fa così, però me lo invento. Looking the eyes and the bear flies for me. Chissà un videogioco di Mario con una trama super dark. Io devo ancora vedere il primo film di Sonic, come devo vederlo con un mio amico. Oh dai, è bello, è bello. Tu dici il primo film, dici questo nuovo o non so. Se dici questo nuovo che è uscito non è male. Ovvio, anche questo film di Sonic non è che ci abbia una trama incredibile, però è stato bello, molto molto carino come gioco. Come gioco, vabbè, come film. Le uniche critiche che ho visto è proprio ma la trama non è chissà che cosa. Ma un film fatto principalmente per bambini, cioè. Ma doveva essere Bohemian Rhapsody. Sì! Bowser che rapisce Peach, abusa di lei. Luigi muore salvando Mario e poi alla fine Peach si suicida lo stesso per PTSD. Mamma mia. È una super matura. È triste. E poi Mario che fa come nel finale cattivo di Twitch 3, si va a suicidare mentre cerca di recuperare Twitch, Peach. Ah, vedi, effettivamente quello ti teletrasporta. Ah, vedi, puoi teletrasportarti ovunque. Ma scusa, ce n'è un altro. Vedi, devo fare almeno un atto per ogni livello. Ok. Il fatto che per bambini non è una scusa, guarda Paper Mario. Ma infatti non sto dicendo... Allora, non sto dicendo che sia una scusa. Tipo, l'ho sempre detto per in Pokémon, no? Però è comunque... Questo è Sonic Adventure 2! Perché i miei rings sono andati a puttane? Un'epifania. Dai, a memoria non la conosco, però la conosco. Penso di averci giocato a Sonic Adventure 2. Non ne ho ricordi, ma penso di averci giocato. Mi sembra non si spiega come mai si è affezionato a questa canzone. Comunque, che stava di? Ah, stava di fatto che per bambini non è giustificata. È vero, assolutamente, pigli Avatar. Avatar è un cartone ed è spettacolare. C'è un cartone che era destinato, penso, maggiormente ai ragazzi ed era spettacolare. Ed è spettacolare, non vedo l'ora di vedere The Legend of Korra. Però, piglia Gravity Falls! Però ci sta che qualche... Cioè, che non... Trame un po' basilari, ci sta.
Cioè, non ci... Il camion! Sì, ma io ci ho giocato! Me la ricordo sta cosa del camion! Porca troia, il camion! Ma ci avrò giocato Sonic Adventure 2? O almeno a sto livello? Comunque, che stavo dicendo? Cioè, nel senso, è ingiustificabile quando appunto una cosa è un target per adulti e fai una trama veramente blanda. Allora là, più storce il naso. Ok. Scusa, dove devo andare? Chi è quel tizio? Oh. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. I got a skateboard! Look at me! So flipping cool! Look at my skateboard, Ben! Oh no, my skateboard! Oh no. No, I want my skateboard. Vabbè, comunque non riuscirò a fare un discorso di senso compiuto, ma avete capito cosa intendessi. Ma no, perché mi avete fatto ricordare The Legend of Korra? Quando si muove ad uscire? Vabbè, in realtà, se non erro, a metà agosto dovrebbe uscire su Netflix America. Quindi penso che manchi poco per farlo uscire anche da noi. Ma... La smetta di uccidermi! E quindi quel che stavo dicendo è che penso che mi farò una VPN solo per vedermi The Legend of Korra. Sì, potrei usare siti di terze parti, però. Dopo, se provi City Escape con Modern, c'è un altro remix, uno dei migliori. Ah, a parte che noi dovevamo fare un livello e ne ho fatti due. Dovevamo fare un livello e ne ho fatti due. E lo rifacciamo nella prossima live. Ah, quindi compri NordVPN. Sì! Tanto, che poi, no? Mo che me la voglio fare, probabilmente, NordVPN per provare. Nessuno la sponsorizza più e non posso usare i mesi gratis, eccetera. Vuoi vedere? I'm calling it now. Già lo so. Già lo so. Comunque, vi ringrazio davvero tantissimo per aver visto questa live. Mi stanno mandando 100.000 messaggi. Oh, e basta. Ma cosa? Ce la fa apposta, Dani. Scrive il mio nome lettera per lettera. Ma tanto, sponsor o non sponsor, sempre al 70% è... Ah, davvero? Pensavo che era solo per gli sponsor. No, ho sbagliato, non è, torno subito. È live finita. Beh, sto stringer va andato proprio a puttane. Io pensavo che era colpa di Sekiro, però... Vabbè. Comunque, vi ringrazio davvero tantissimo per aver visto questa live. E ovviamente ci amo. Grazie ancora a tutti per questa live. Grazie, Urs. Bear. Stavo stessi scrivendo Urso videogiocatore. Quindi buona serata. È giusto.
Quindi ancora vi ringrazio davvero tantissimo per aver partecipato a questa live. Ringrazio ancora tantissimo Rob per avermi regalato Sonic Generations, perché non l'avevo ancora ringraziata di nuovo. Quindi ti ringrazio ancora tantissimo Rob per Sonic Generations e Quack, giustamente. E quindi ancora grazie. E alla prossima. Ciao a tutti. No, buongiorno. Bunk the rap the sound na 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 na